Ciao da Davide, voglio farvi velocemente vedere una cosa che mi sono inventato da poco, che è un supporto per elettroniche in legno, un massello di legno, diciamo dove ho usato parecchi tipi di legno, i gommini diciamo regolabili per il sotto, e secondo me è venuto un gran bel lavoro, ed è questo oggetto qua. Ok. Io adesso qua ci ho messo sopra un giradischi, no? Lo faccio vedere senza. Eccolo qua. Praticamente l'oggetto del desiderio è così composto. Una cornice, in questo caso ho usato del noce, proprio della mia zona, addirittura casa di Oscar, del abete, e del truciolare sotto. Insomma, ho fatto un compound che mi sembrava giusto per togliere le vibrazioni il più possibile, quindi ho messo vari tipi di legno, e dopo ci ho messo un bel disco, in questo caso di classica, e gli ho dato sopra un prodotto che è una resina epossidica a due componenti che fa questo effetto acqua molto molto bello. Sotto, come vedete, ci sono i piedini regolabili in gomma, no? Perciò riusciamo tranquillamente a mettere tutto in bolla e siamo a posto, e le cose sopra ci stanno veramente bene, anche le elettroniche normali. Adesso ve ne faccio vedere una, tanto per dire. Ecco, vedete come viene bene anche un'elettronica normale. Naturalmente i prodotti Macintosh sono proprio la sua morte, vediamo come viene. Adesso questo l'ho fatto un po' piccolo, ce n'ho anche una versione un po' più grande, però ecco, potete capire come sta bene l'elettronica. Con il problema è un po' il prezzo, che c'è molto da lavorare. Visto che qua non è che si produca migliaia, neanche centinaia di pezzi, ma se ne fa qualcuno alla volta, il prezzo è di 230 euro cada uno. Lo posso fare oltre che con il disco, se avete non so, un libro, frasi di un libro, vostre foto, qualche, insomma, qualsiasi cosa che sia naturalmente sottile, io ve la posso mettere qua sotto. Spero vi sia piaciuta questa mia ultima idea. Come sempre, iscrivetevi al mio canale YouTube. Un salutone da Davide di Audio Costruzioni.